vi faccio sono uscite le parole di Allegri, attenzione. No, 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 queste non sono le parole di Allegri, ma è quello che scriveva, quello che diceva Marino nell'intervista Tutto Sport uscita stamattina. La Juve meno ragionatrice, più sbarazzina, più fresca nel gioco, questo mi ha colpito, si vede la mano di Allegri. Allegri congiunto gli ha potuto fare meno il dirigente più l'allenatore, questo si è visto molto. Il futuro di Allegri, non mi aspetto sorprese, ma lui non mi ha dato questa impressione. No, in realtà sono uscite proprio le parole. Vai. Allora, pensavo ce l'avevi. Allegri dice: poco esperti per vincere il campionato. Immenso. Una squadra non abituata. Quindi è colpa dei giocatori. Questo è un paraculo, perché lui stasera non doveva dire, non devi dire una squadra inesperta per vincere il campionato, devi dire come mai hai fatto sta figura di merda con l'Udinese, questo doveva spiegare. Ragazzi, ma il Monarca dov'è? È il Monarca. Ah, ma lui ha detto anche che ha visto una bella partita, ha visto che ha detto che la Juve ha giocato bene. Il Monarca mi ha scritto che siccome c'era BJ per vendicarsi di lunedì scorso, dove BJ ha fatto lo stesso, non si sarebbe presentato. Pesante. Allora, queste comunque, vediamo le parole di Allegri, scusate. Chiesa, soddisfatto della sua partita. Allora, Allegri a Sky Sport. Durante l'annata ci sono momenti del genere. Nel primo tempo abbiamo fatto bene. L'Udinese è una squadra fisica, che ha tecnica e non era facile giocare contro di loro. È già qua. Partito di merda qua. Qua è partito di merda già. Allora, aspetta che finisco, Gianni. Non è finita. Non è un momento facile per noi, ma dobbiamo rimanere sereni, Gianni. Pensa per noi. Dobbiamo fare ancora molti punti per andare in Champions. Serve resettare per poi ripartire dalla sfida contro il Verona. La squadra è formata da giocatori che hanno poca esperienza per poter vincere il campionato. Anche qua un titolo. Lasciamo stare il titolo di Juan Fulbo. In questo momento essere nervosi, e qua è proprio un riferimento agli juventini, pensare a cosa si poteva fare non aiuta. Serve lavorare. Nel secondo tempo abbiamo avuto diverse azioni favorevoli, ma non c'è tempo per recriminare. Queste le parole di Allegri. Posso aggiungere una cosa? Prego, BJ. Posso? Certo, BJ. Allora, una delle cose che mi dà fastidio di Allegri è trovare sempre una giustificazione a degli errori madornali. Lui non può giustificare ogni situazione scaricando sui giocatori che c'è poca esperienza, giocatori che non si può vincere lo scudetto. Allora, io voglio dire una cosa da Allegri. Poco fa l'ha detto lo stesso Gianni. Io non penso che l'Udinese è superiore a questi giovani. Parliamo di giovani come Chiesa, è un giovane, è un campione d'Europa attualmente, se non sbaglio ancora in carica con la nazionale. Parliamo di Vlahovic, parliamo di Rabiot, finalista. Beh, Vlahovic non mondiale. C'era stasera però, eh? E Chiesa, dopo l'Europeo ha avuto un infortunio. Lo so, io parlo in generale un po'. La Juve non penso che ha... La Juve, parliamo di, se non sbaglio, dei 13-14 nazionale. L'Udinese non so se ha 13-14 nazionale. Io non voglio stasera buttare tutto su Allegri, ma Allegri deve iniziare a prendere su un po' le proprie responsabilità. Questa Juve non ha un gioco da 3 anni. Non da oggi o da ieri. La Juve non so come è rimasta aggrappata fino a 3 partite fa. I meriti sono anche di Allegri, però questa Juve ho l'impressione che pian pianino si sta sgretolando, e se la Juve si sta sgretolando c'è qualcosa che non funziona. Onestamente, la panchina di Yıldız, il nervosismo di Allegri quando in conferenza stampa dice lui sta bene in panchina, non so che sta succedendo. Però onestamente Allegri, lo ripeto, diventa un po' indifendibile proprio su queste dichiarazioni. Cerca troppe giustificazioni. A volte bisogna prendersene responsabilità. Perché cazzo ha fatto giocare Alessandro? Ci sorride il calcio. Sorride il calcio perché la Juve ha perso. Sorride. La Juve ha perso, la Fiorentina ha vinto. Un bel fine settimana meraviglioso. Sai, Frato, che con questo taglio stai molto bene, tra l'altro. Per me però c'è un po' di confusione tra i juventini, perché allora, se tu analizzi la stagione di quest'anno, secondo me la stagione però è positiva, perché comunque la squadra Juventus non ha una squadra per avere tutti i punti che ha fatto fino a questo momento, almeno secondo me. Ha un'ottima rosa,
agevolato dal fatto che non fa le coppe, stava lottando per lo scudetto, però se noi andiamo a vedere i valori assoluti con l'Inter sono valori completamente opposti. Poi è chiaro che se la gioca con Milan, con le altre, quindi è la prima delle squadre normali, se diciamo. Se poi andiamo a vedere però nei tre anni, è chiaro che Allegri non ha costruito niente, quindi se Allegri va criticato, secondo me non è per oggi, ma perché da quando ha ricominciato la Juventus a oggi non si vede una crescita dal punto di vista del gioco, una crescita, una continuità magari anche di giocatori che possono emergere. Ecco, io vedo sempre un... Beh ragazzi, Cambiaso, vi faccio un esempio, Cambiaso secondo me... Cambiaso quest'anno però Vabbè, ho capito, è un giocatore quelli, in crescita, tu ti guardi dico. Quelli che hanno però se tu guardi quelli che hanno pagato tanto non vedi giocatori che sono migliorati. No, secondo me il problema è là davanti, cioè la Juve oggi gioca di nuovo con Milik, ragazzi, che è un giocatore che giocava in Francia, dai. Francia non c'entra niente Milik. Non c'entra niente Milik. Gli fa un passaggio Cambiaso e la va a prendere di esterno sinistro anziché metterla di piatto dentro, e mo lì è colpa d'Allegri. Domenica scorsa abbiamo accusato Vlahovic che non c'entra niente. La Juventus quando arriva lì davanti ci arriva in modo casuale, non c'è un'azione costruita dalla Juventus da tre anni. Oggi non c'è nulla, oggi la Juventus non c'è nulla di preparato, nonostante si abbiano 8 giorni per preparare una partita. A me sembra che oggi la Juventus era troppo lenta, ha perso tutti i contatti, molto lenta, senza gioco, senza niente. Prego un bare Palermo. Mi dica ragazzi. No, se ci mette anche la linea. No, Flavio, ascoltami. No. Paressi ad oggi, faccio una domanda a questo ragazzo, questo Flavio. No. Paressi ad oggi lo scambio, io ti do a lei che tu mi dai italiano. Sentiamo cosa dici, ragazzo. No, guarda, Ambare Palermo, tu, noi non ti conosciamo, ma non lo scambierei nemmeno se mi offrissero Klopp, credo. Quindi. Ti rendi conto? E noi ancora nelle file juventine ancora pensiamo se Allegri non c'entra. Ti rendi conto cosa pensano i juventini, perché diciamo gli allegani? Ma se già uno della Fiorentina dice così, e c'è ragione, perché italiano era ex Trapani, ex Spezia, l'ha mandato in Serie A, e ora sta facendo bene con la Fiorentina. Italiano ad oggi è molto meglio di Allegri. Ragazzi, questo bisogna dire. Provi a uscire e rientrare, perché veramente si vede proprio male. Chiedo Virginia, prego, ti volevo chiedere se avevi visto la partita innanzitutto. Virgi, ma allora, c'hai tatuato un campo da calcio? Sì. Qua. Ah, cavolo. C'hai altri tatuaggi? Sì, ho scritto falso 9, poi vabbè, tutto per il pallone, il sinistro. E poi ne hai degli altri? Sì, nella schiena, gambe. Quelli che si possono far vedere, se vuoi, che vedevo che chiedevano in chat. Solo le braccia. Certo, nessuno l'ha chiesto, però vabbè. Infatti, Rob, braccia, se no mi dovrei girare in pancia, ma non credo. Niente. No, per favore. No, esatto. Giro. Ma volevo dire, allora, se si gira, voglio rilassare un attimo questo discorso qua della Juve. Sì. Allora, io sono sempre stata pro Allegri, nel senso, non sono un grande amante, cioè, del suo gioco, ok? Però chi al suo posto avrebbe fatto tutta la situazione l'anno scorso, e soprattutto, quindi per la fermità mentale, per tutto quello che ha fatto, e chi metteresse al suo posto? Questa è la grande domanda, perché alla fine... Virginia, ti posso rispondere io? Certo, vai. Beh, allora, Fiorentino... Lo scorso anno Allegri ha segnato, per fortuna di tutti quelli che amano il calcio, la più grande figura di merda della Juventus in Champions League, e lo scandalo non c'entra nulla, perché è uscito col Maccabi Haifa. Devo dare quindi ragione a Flavio. Lo scorso anno usciamo dalla narrazione che ha fatto bene Allegri, perché Allegri l'anno scorso è lo scandalo, non c'era, è uscito fuori dalla Champions League. Quindi smontiamo il mito di Allegri lo scorso anno. Allegri lo scorso anno ha una squadra forte e arriva terza, ma terza alla fine fa un disastro. Chi mette al suo posto? Con Thiago Motta questa squadra arriva seconda proprio... Sì, però di plausibili, perché anche a me piacerebbe... Non mi pare che abbia detto Jürgen Klopp. Ma Thiago Motta sarà la vera Juventus, Devo salutare Gianni, perdonatemi, che forse riesce a rientrare tra un po'. Grazie mille, Gianni. No, c'ho un impegno adesso. Ciao Gianni, grazie mille. Spammate il canale di Gianni.
aggiungo una cosa nel tuo nome. Scusate un secondo, perché volevo dire a Gianni anche che è uscito un video di Pensiero Bianco Nero che dice: grazie ragazzi, sconfitta che sa di vittoria. L'ha presa per il culo. Vabbè. Io non ho più parole, perché per il figlio di Allegri, questo è il figlio segreto di Allegri. Non so più cosa dirvi, così devo dire. Ragazzi, ma scusate, 30 secondi. Ma veramente voi, io sono d'accordo con BJ, io sono d'accordissimo. Questa squadra, sono 3 anni che non gioca a calcio, e questo è il frutto di questo, non c'è niente da fare. Poi quest'anno abbiamo ottenuto dei risultati concreti nelle partite, ma tante partite le abbiamo vinte come ha vinto l'Udinese stasera, tirando una volta in porta. Se non costruisci, se l'Udinese fa 3 vittorie, un motivo ci sarà. Così, non lo so, è forte della Juve. Ma se una squadra non gioca a calcio, non c'ha futuro, non c'è niente da fare. Oggi è così. Grazie Gianni, ci vediamo dopo. No, perdonatemi, che se non ce le perdiamo, devo andare da Virginia. Vai Virginia. Eccomi. Allora, c'è chi si sveglia alle 5 per 1000 euro al mese, chi ruba 7 milioni l'anno da 3 anni. La riconoscenza batte la meritocrazia. Welcome to Italy. James. Grazie James. Aspetta, un po' da 5 stelle come ragionamento, però si può dire che è uno dei messaggi più populisti e imbarazzanti che bisogna dire. Mi parli sempre sopra, quanto ti piace parlare. Caccia Flavio. Prego, scusate. Allora, domandina veloce. La Juve ora ha ancora l'Inter come obiettivo o difendersi dal Milan per il secondo posto? Questa è una domanda interessante di Claudio. Posso rispondere io? Allora, io ti dico che crederci sempre fino alla fine deve essere per forza un credo, perché altrimenti non guarderemo più il calcio. Però è chiaro che quest'Inter è troppo superiore, l'abbiamo visto nello scontro diretto ed è la verità dei fatti. Poi, se sia sconcertante il fatto che la gente non capisce un cazzo di calcio quando intende dire che la Juve è pari all'Inter, l'Inter è leggermente più forte della Juve, specialmente nei singoli a centrocampo. Punto. Detto questo, torno un attimo, breve parentesi su quello che ha detto prima sia Augusto che BJ. Si critica Allegri non per andare in culo a questo allenatore, sempre e comunque, anche perché si tifa la maglia, ma sono 3 anni che vediamo giocare di merda una squadra, nonostante anche quest'anno, fino a dicembre, ricordo a tutti quelli che hanno la memoria corta, imprecavamo fino a dicembre, perché vincevamo le partite al 90esimo. Abbiamo visto un gennaio fantastico, ci siamo illusi, la verità è che siamo tornati con i piedi per terra, siamo caduti malissimo. Quindi chi deve salire sul carro salga, ma perché crede nella maglia, non nell'allenatore. Quindi i carri degli allenatori lasciamoli a parte, crediamo solo nella maglia, punto. Per il resto l'Inter secondo me chiarissimo. Un attimo, scusate. Allora, ditemi che è un titolo clickbait, vi voglio rispondere che è arrivata la gente là, no? Sì, provocatorio ovviamente, raga. Provocatorio ovviamente. Ottimo sport, grazie Max. Io oggi avevo detto che non c'è. No, sono dimagrito perché sto a dire. Vabbè, no, niente. Provocatorio, allora. Sono dimagrito. È un po' dimagrito, eh. Cioè, se lo vedi, qualche chilo l'ha perso. Scusa, un altro prego. No, Pioli prepara la rimonta scudetto. Ma magari. È il titolo del giornale. Calciomercato.it. Allora, diciamo che salverebbe. Sarebbe bellissimo, ragazzi. Sarebbe bellissimo. Ecco perché credere alla rimonta. Ecco il confronto e il precedente di Pioli. Io penso che se questo scudetto lo porta a casa il Milan, per me è come se lo vince la Juve, perché già non lo vince l'Inter, sarebbe bellissimo. No. Allora, vi leggo questa cosa qua. C'è un precedente che fa sorridere il club di Vialdo Rossi. Dopo 24 giornate di Serie A, i 52 punti dei rossoneri, meno 8 dall'Inter capolista, che è anche una partita meno, 52 erano i punti anche del Milan di Pioli nel 21-22, gli anni in cui Meneghini riuscirono a compiere una grande rimonta sui cugini e a vincere. E basta, e questi, ma e questi sono i motivi. Mi ha mandato una foto Bergomi in questo momento. Sta cucendo lo scudetto. C'ha ragione. Molto male che Torre non si è presentato con la maglia, però. C'ha ragione Bergomi.
c'ha ragione sì, dire. Bergomi c'ha ragione. No, Maffa, se puoi mettere un attimo la classifica, volevo chiedere se secondo voi a oggi è finito il calcio? I Redlock hanno vinto anche stavolta? Beh, questa rischia di essere molto brutta, perché tra l'altro l'unica cosa che ci stiamo giocando sono le posizioni, queste qua, quarto, quinta, sesta, e queste qua, la salvezza, perché poi il resto è tutto... È noia. È tutto un campionato... In realtà, Manfre, dal secondo posto al diciottesimo sono tutti in bilico. Come sono tutti in bilico? Cioè, la Juventus è in lotta col Milan. Ho fatto il sondaggio, raga, votate in chat. È una lotta, secondo, terzo, Flavio, ma che lotta è? È una lotta per l'onore, Manfred. Più che altro si lotterà per il quarto posto e basta. Là. Flavio, la lotta è quando vinci lo scudetto. Tra secondo e terzo posto, sia per la Juve che per il Milan, non vinci cambia lo scudetto, punto. È una sconfitta. Parliamo anche perché lo scudetto la vince. BJ, ti posso dire la mia, e lo sai benissimo. Se la Juventus arriva a terza, Allegri non ha nemmeno l'alibi, Allegri e i suoi seguaci, che sappiamo sono tanti anche tra gli addetti ai lavori, non hanno nemmeno l'alibi di dire vabbè l'Inter è troppo forte, perché se arrivi dietro anche il Milan, Allegri fa veramente una figuraccia. Quindi sai perché non la farà la figuraccia? Perché tutto quest'anno che sta dicendo sempre che noi siamo mediocri. Il problema è che chi li va dietro pensa davvero che siamo mediocri proprio, del tutto. Quando il Don, ce l'hai col Don? Il Don lo sa, perché ci ho parlato tante volte. Non puoi dire che siamo mediocri quando hai vi parlate, scusa. No, ogni tanto vado anche nelle sue live, sono andato in una sua live a parlare anche. Ma in chat, raga, è uscito perché eravamo in tanti. Ma come fai a dire che è mediocre la Juve quando hai una sola competizione, c'hai? E ti puoi permettere Milik, Vlahovic, Chiesa, Ken davanti, in difesa comunque sì, non c'hai un granché, però c'hai sempre Bremer, Danilo, e a centrocampo cioè, ragazzi, c'hai Rabiot che è osannato come fosse Gesù Cristo. Guarda, tecnicamente è scandaloso, però posso dire una cosa, facciamo come ci intervengo da Torino, la cosa strana, insomma, detto da lei, mi ha nominato tanti che reputo dei giocatori forti. Ma il problema è sempre lì. Ma tra tanti giocatori forti, perché fai giocare il più scarso che ha? Per di più il gol della Juve che ha subito parte proprio da una palla rinviata malamente da Alessandro. Perciò quello che mi viene da dire su Allegri, il problema, non è il problema è che la Juve in questi tre anni se porta a casa per il terzo anno zero titoli. Il problema sta proprio lì. Un allenatore che purtroppo ha fallito. E qui è giusto quello che è stato ribadito poco fa. Non bisogna parlare di Allegri sì o Allegri no. Qui oggi quelli che soffriamo siamo noi, tifosi della Juve. Io oggi, ragazzi, ho preso un freddo, sono arrivato a casa con le gambe congelate perché allo stadio fa freddo. Ah, sei stato allo stadium? Sì, sono appena tornato dallo stadio, io vado sempre a seguire la Juve. Ma vai così, vestito così? No, vado con la felpa, la scialpa e il mio berretto da stadio. E purtroppo quando torno hai l'abbonamento, casa, BJ? Sì, sono abbonato. Quando posso faccio qualche trasferta, però quella che è a casa sono sempre presente. Paghi un botto di soldi quindi, BJ? Guarda, quest'anno abbiamo avuto perfino lo sconto che non c'erano le coppe, perciò ci è andata anche bene. Abbiamo pagato cifre veramente esorbitanti negli anni di Ronaldo. Lasciamo stare sia le casalinghe che le trasferte, ci voleva un mutuo, però dai, no, quest'anno casalinghe, occhio, prego. Allora... casalinghe come casa, fatelo finire, arrivo Manfred, fatelo finire. No, quindi ci vogliono tanti soldi per le casalinghe. Lasciamo stare le casalinghe, ragazzi, dai, che poi già che la serata è così, poi ci vanno solo le casalinghe. No, stavo dicendo, il problema arrivare a fine anno purtroppo con zero titoli brucia noi tifosi per di più, perché siamo quelli che poi soffriamo di tutta questa faccenda. Arrivare a casa dopo che hai fatto un solo tiro in porta, forse. Ma la Coppa Italia, BJ? La Coppa Italia, scusate, quest'anno i punti però l'ha fatti, cioè sì, è vero che il gioco fa schifo, però cioè, se tu guardi la classifica oggettivamente 53 punti a questo momento della stagione. Guardi la classifica però. Spesso e volentieri Ciccione, 53 punti valgono il primo posto o il secondo a 2-3 punti dal primo. È chiaro ascoltate, ferma. Ma tu stesso, Augusto, hai detto, perdonami BJ, tu stesso hai detto, Augusto,
che la Juve, a prescindere dai punti che possa avere, no, non c'è una crescita, avere, sì, sì, non c'è una crescita, bravissima, hai detto una cosa importante. No, aspetta, non però c'è uno step di crescita, esatto, ok, ma se tu dici che quest'anno ha avuto questo, quest'anno la dice sempre che è mediocre e quant'altro, la di là, quest'anno forse è l'anno meno criticabile di Allegri. Poi se tu mi dici io lo caccerei, io lo caccerei.